Disclaimer, non fatelo a casa. Sconsigliato riprendersi con telecamere durante un torneo con Montepremi. Si rischia di essere falciati. Guardatevi questa partita perché noi siamo questi. È vero, è vero. Punto. Punto. Ah, da allenatore mi piace. Sappiamo giocare tutti. Occhio! Occhio che è. Dice? No! So, nessuno ha detto bene, cambi giusti. Nessuno è indispensabile. Nessuno. Vabbè, ma da qua si vede intenditore di calcio comunque. Sì, è vero, è vero. Ne capisce. Quando si sblocca il prossimo? Riposo per almeno 2-3 giorni. Oh, 2-3 ore? Cioè esatto, 2-3 ore, non 2-3 giorni. Ma ha chiesto il massimo da questa? No, massimo no. Ma ha chiesto di far bene questa? Io avevo una partita oggi. Vabbè. Ho giocato questa. Autonomia, una partita. Sì. Una e mezza. E poi dopo la mezza di no, però posso dirlo, che lui non ha voluto ricordare. Tunnel, prof. Anche se non ha recuperato la palla, ragazzi. No, l'hai subito. L'ha fatto, l'ha imbustato, sì, ma, fatto. Ma perché devi dire quello subito al posto di quello fatto? Quello subito ha regalato la palla a me. La verità, è stato il rigore della Scaga che ha tirato una sabonza. No, no, sempre io sempre così. Forte. No, il rigore della Scaga è stato quello. Però di solto l'angolo di più, non si è angolato tanto, però va a fare deve forte, entrare. È difficile prendere. Ma poi ma forte così è difficile. Forte che entrava anche lui in porta. Il rigore a 7 così è difficile. Lui, adesso non voglio svelare a chi guarda i prossimi video, voglio sempre incrociare forte. Ma adesso il prossimo. Però se guardi sempre incrociare forte. C'era Stojkovic che aveva la palla, Stojkovic stai muto. No, vabbè, stai muto no, no. Porro, due. Grazie a Bomber. Su quelli ricipiti questo è fenomenale. What the hell is even that? No, fai un po', questa qui ti raffredda tutto. No, ma sentirei il freddo. Come si chiama questa? La crema magica. Io ho preso un po' di bocca. Stacco, prendi la polverina, parma bene. No, è fredda. Ma poi... Qui basta. No, il ballo del loco è... No! Questo è mancato. Bene, eh? Io sono alle sorte di ste robe, quindi ci sta che parla meglio Gabri, Ah, che cazzo te è un altro videomaker come te? Oh, sei carico? Oh, dove mi fai male? Oh, sei carico? Oh, va, sono carichissimo. Spacca le gambe. Mi stai messo male, tu. Oh, dobbiamo giocare, ti vesti? Al caffè l'hai mandato. Dobbiamo giocare. Dobbiamo giocare, Nid. Adesso? Dobbiamo giocare ora. Ora dobbiamo giocare. Giuro, Dobbiamo cambiare, dobbiamo vedere se dobbiamo... Giochiamo in questo, raga, vamos! Adesso? Sì, ora. Dai, ragazzi, dai, no! Ora, puta madre, ora! Adesso non so. Facciamo il drink. C'è chi si fa il mate, chi si fa il caffè. Ringraziamo la Ferrero. Ma che cazzo? L'estate della Ferrero, eh? Vai a fare... Diciamo che oggi... Contratture ne abbiamo, però abbronzature bene, te lo so per dire. Abbronzatura bene. Bene. Diciamo che oggi sei venuto qua per questo. Male? Mamma mia. Ma ti devi mettere qua allora così. Cioè, togliere un po'. Oh, con la fame come prima. Sono venuto con aereo alle 4, da Bari. Credo fortemente, non vi cambio con nessuno di nessun torneo. Non a Milano, qua dove stiamo ai Seven Sins. In Italia, perché siamo un grande gruppo. Lo dimostriamo adesso, andiamo a prendere la semifinale. Dai, lunga. Vedo carichi i ragazzi. Sì. Barbu! Sì. Chi non è loro? voi spero. A to, Bomber! Con pene in porta si al sicuro, Abe Pala in difesa sono un muro. Per vincere litigheremo. Bentornati oggi qua con Andrea Fratino, grazie. E anche il Toro Lopez. Eccoli qua, ragazzi. Uno squaletto che si aggira qua dietro di noi. Semifinali. Siamo alle fasi finali. Win or go home. Brava! Avversari ostici, possiamo dirlo? Tanti bei giocatori. Bara! Io ancora. Bello qua. Loro tutti giocatori semiprofessionisti di Serie D. Comunque una bella squadretta. Noi ci difendiamo. Che succede? Già prima interruzione. Si è fatto che male. Che succede? Il loro top player, con la gamba sua è grossa come Bala a momenti. Mamma mia. È grosso di me comunque.
Mamma mia, oh, ma che gamba c'ha? Che bestia, però Bala. Sì, però Bala fisicamente intanto... l'ammazza. Va, 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 caduto. Pure una... Comunque, mantenida. Partita il ripresa cap. Con il capitano. Ricordiamo, io sono ancora in panchina. Il cap. Noi passate come primi dal girone. Siamo qua per fare la devasto. Il toro. Il toro. Il toro. Il toro. Sotto il sole, con tutte le donne sono pronte a vederti così quest'estate. Tutte le ragazze di Gallipoli, di Ibiza, delle spiagge di Formentera, a guardare un fisico scolpito, quello del toro. Ma questa è la linea, il toro. Il numero uno, Andrea. Ora fai andare. Maggiore di Balotelli. Ci teneva che dicessi, ragazzi, un fisico gol. Maggiore a quello di... Ecco! Banco! La sblocca subito il toro. La partita è ancora lunga. Aia, minacce. Mi tirava una testata. Vabbè, ora uno non può manco più esultare. Senza vaglia. Senti il mister com'è. È vero, è vero, è vero. Va, 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 oh, toro. E ripartono loro. Ancora. Con il siete. Ancora. Mamma, il toro, ma ragazzi. Però, va, va, va. Ma che prestazione. Ho dovuto lanciare, ero sotto pressione. Quella era sotto pressione. No, no, c'era, dall'altra parte. C'era veramente. Con i piedi, bro. Bro, ha dato una pallaccia. Vabbè, ma quella era sotto pressione. C'era dall'altra parte. Il veramente. Attenzione, la stoppa. Vuole provare a girarsi. Bella la sponda, ancora. Il cap. Lid. Non va. Mamma mia. Ancora il toro. Vabbè. Manca l'appuntamento con il 2-0. Se l'è divorato, può essere perfetto. Se l'è divorato. Possono ripartire loro. Manca l'appuntamento con il 2-0. Se l'è divorato? Ragazzi, far meglio. Da fare, sono fondamentali. Da far meglio. Ogni tanto commenta anche il 12 e tutti giù per terra. La mano. Non fischia nulla. Ha preso con la mano nettamente, eh? Tiro. Perché che male. Bello porro che davanti, oh, spinta. Minchia, che male, si lamenta. Quello. Questa era mani, eh? Però l'abito ovviamente lascia perdere. Lancio lungo. Oh! Voleva andare negli edit quelli negli edit quelli di highlights. Top 10 manager skills. Attenzione, costruisco la bala, grande recupero. Oh, si la mettono per il rigore. Ma che partita stiamo facendo? Oh! 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 Oh, oh mio Dio! Pure il mister in campo. Arriva l'otto, che succede? Vai bravo! Vai bravo! Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Era abbastanza aggressivo il loro ragazzo lì. Fai il bravo, ti mangio. Ti mangio, ti mangio vivo. Ma che dico? Dai, dai, dai. Ma Loco è impazzito pure. Guarda io come lo calmo. Guarda Loco come cammina. Ma è entrato male. Perché è entrato male alla fine, no? Sì, è entrato male volte, sul porro. Due volte. È entrato cattivo su Nidal. Infatti ho deciso di sostituire il capitano. Nulla di nuovo, ci odiano, è normale. Più forti, a noi ci superiori. Piace questo. Non per punizione, ma non per dare spazio. Non si è arrabbiato, non l'ha presa male. Vedo e che i ragazzi dall'altra parte. Rispettano le decisioni. Ti rispettano, ti rispettano. Forse ti vedo il meglio come mister. Vabbè, come dai, vabbè, dai. Forse. Mamma, oh, il toro. Oh. Vabbè, qua simulazione brasiliana. Soluzione simulazione brasiliana. Attenzione. Mamma, quanto il giocatore è pericoloso, il 7. Da parte del Mario toro. Lo chiamano. E il 10. E il 10. Vabbè. Mi chiama un muro. È un muretto. Vabbè. È un muretto, sì, ma un muretto. Occhio, no. Mario Bros. Ferma tutto. Era un tu per tu lì, eh. Mamma mia. Se andava loco. Poteva essere un gol certo. Ora ripartiamo noi con Porrini. Grande recupero. Porrini. Costo cost di Porrini. 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 Il Picci. Non ci credo. È una porta libera. Non ci credo. Questi gol si pagano. Me l'ha detto un'altra volta. No, ci tiene a farlo presente. Il 7 intanto. Il 7. Gancia! Non mi faccio trovare pronto. Mi esulta in faccia l'11. È 1-1. L'ho sbagliato, l'ho subito. Si è abbassata, ha fatto fatica. Ammetto. Ci sta, bro. Partiamo forte. Dobbiamo riprenderci. Il risultato di 1-1 possiamo dire immeritato fino a questo momento. Abbiamo costruito molto di più noi. Però il calcio a volte è anche questo. Però attenzione! Il nipote di Zucci si mangia un gol importantissimo. Dai, dillo Gabri, poi questi gol. Questi gol, ragazzi, si no, mica ancora, oh. Si fissa il toro. Il 10, il 10, il 10. Il muro. Il muretto. Mamma storia. Era il muretto Ave o il muro Bala? Stoi si deve accendere, però qua. Ha bisogno di Stojković. Seven Sin sta facendo fatica.
avevamo in mano la partita e improvvisamente blackout 7-6. Salvataggio in extremis del muretto Abe. Il muretto Abe. Manca un minuto, ragazzi. Guarda, riguarda. Qua andava quello dietro, eh. Grande salvataggio da parte del muretto. E 5. Oh! È parata? Sì, sì, che l'ho parata. Però posso dire che sei rifatto, eh. Possiamo dire. Però ha fatto va bene. Questo è il fene che conosco. Sì, però il tufo era un po'... Cioè, va qua, proprio tu. Ma allora è vero che pari quando te la tirano addosso e basta, eh? Ma che era addosso. Quello ha parlato come Buffon nei mondiali. Ah, su Zidane! Yeah. No! Il loco! Cosa fare? Il loco, come lotta, il loco? Fallo qua! Si arrabbia Mario Bros. I versi del loco. Non manca molto, siamo nella fase di recupero. Siamo agli sgoccioli. Pure l'arbitro è stanco morto. Infatti, arriva il duplice fischio. Ragioniamo, stanno addosso due su Porro. Porro si allarga all'esterno, gli fa la chiocciola. Cerchiamo la superiore esterni, ragazzi. Cerchiamo esterni. Veniamo a prendere. Abbiamo spazio per Picci. Veniamo a prendere. Stiamo facendo bene. 1-0, Gabri. Un'occasione io. Una Abe e una Giovanni. Dove sta? Ovvero bugia. Potevamo fare 2-0. Stiamo 1-1. Ma dobbiamo stare calmi, essere forti mentalmente. Cercare il prof per le giocate che ci manda in porta. Ok? E quando non ci abbiamo la giocata, giochiamo su di me. Proteggo palla, venite. Cerchiamolo, non abbiamo. La difendo, paura. Prendo fallo. Adesso mi entriamo. E secondo tempo siamo qua. Con Fratino che si lamenta. Tagliate le indicazioni di Mister Fratino. Quelle sono cose di capo. Non possiamo svelare le cose di capo, no? Non possiamo svelare cose di capo. Il punto è che, come dice Roberto Gabri, bisogna fare gol. Perché meritiamo di fare gol alla fine. Però alla fine vince chi segna di più. Bravo, nel calcio a 7 è importante fare i gol. Sembra ripetitivo, ma tu ridi, intanto abbiamo sbagliato 3 chiarissime occasioni da rete. Potevamo essere già 4-1. È loco. Ma come te in mezzo? Minchia, il porto. Questa è personalità, Fene. Non c'era nessuno. Capito? Hai gridato, però. Cioè... Io ho gridato, bro. Ah, sì, Stojkovic. Forse si accende. Joao. Porro! Cocci? Minchia. Cocci? Andato a zappare qua. Oh! È loco! No, non ci credo. Ma non ci credo. Gli ha tirati in faccia, oh. Ma non l'ha vista neanche, poveri. Sì, ma non c'è da ridere, cazzo. Beh, questo Cocci! Ma in faccia Cocci. L'ha pigliato. È andata bene, però, bro. Anche qua, vedi? Vuoi dirlo? Sai quanto è piccola la testa? È come un cocomero. Lui tutto quello spazio lì ha preso il cocomero. Porca vacca. Se lo riprova non ce la fa. Giuro, se lo prende fa gol 10 volte. Chi ha preso il cocomero? No, ho detto Mario Bros. Oh! L'hai toccata? Allora, ti dico la verità. No, ti dico la verità. L'ho sfiorata, però non so se ha deviato. Lo penso. Dai, no, qua. Cioè, ragazzi, era lontanissimo. No, riguarda. Guarda il replay. Ma tu mi vuoi dire che guarda il replay. Se l'avessi parata non mettevi il replay? Infatti c'è. Io non lo vedo. Eccolo. Vediamo qua. Guarda. Due metri dalla mano, Ragazzi. Non ho cambiato la traiettoria, però l'ho toccato. Ma dai, veramente? No, ma non ho cambiato la traiettoria, cioè. Lasciamolo. Oh! Non va. Giù va. Mamma mia, l'esperienza. Recupero. Giova! Questo è gol! Parò! No, dai, dimmi che sto sognando. È un inno. È un inno. Io non voglio dire niente, ma so già come va a finire. È un incubo. Dimmi che è uno scherzo, però. Parte 7, Marius. Dai, io... chiudo per tu! Qui te li meriti. Qui l'hai toccata. Sì, ma non adesso l'hai toccata. Sì, ma andiamo a fare gol, non è giusto così. Bella. Non è giusto. Posizionamento, così. Reattività, tutto ho visto qua. Colpo di reni. Riflesso. Sandwich Park, bellissimo. No! Non ci voglio per credere. Un pelo di ma erba. Ha calciato o l'ha passata? L'ha passata, me l'ha toccata il portiere. Intanto rimessa. Si lancia. È loco. Madonna. Non riesce a imprimere forza al pallone. Così si fa le rovesciate, Lopez. Sì. Però non riesce in prima. Infatti. È bella, ma non è gol. Però è gaza, come gasa, secondo me era meglio tenerla giù, magari girarsi. Che ce l'ha questi colpi, il loco. Attenzione, giù. Io ci stavo anche a provare la rovesciata. Intanto, giù. Sempre Stojkovic. Stojkovic, bello. Palla questa. No! Ma... Non va. Forse si è un po' fissa. Questa è una rovesciata. Ci stava. Questa, secondo me, si è un po' forzata. Questa, possiamo dirlo, rovesciata alla Lopez?
Sì, questa sì. Se la metteva giù potrebbe essere magari pericoloso. Provate 0 gol. Intanto l'otto. L'otto. Madonna. Bella. Bella sta skill. Prova. Questa è una grande parata. No, grande no. Si è passato un po' l'ultimo. Volevo un attimo zanzare l'angolo. Volevi? Zanzare l'angolo. Vabbè, dai. Se ne sono accorti. Intanto palla in mezzo. Lopez! È un altro errore. Sotto porta. Questo era difficile. Tu fai fatica a coordinarti. No, questa era difficile. Però se fosse entrata. Sembrava uscita. Prova. Ma cosa prova? La bicicletta, manca questa poco. Questa è roba mia, però. Però te l'ha fatta in faccia, ragazzo. A parte che non le fai. A parte che non le fai. L'ha fatta a Barbu in faccia al toro. A parte che è da 2012 che non fai una rovesciata. È una rovesciata. La bicicletta. No, dai. Fallo. Manca, guarda. Manca 50 secondi. Stiamo giocando bene. L'ultima azione, stiamo giocando bene. Intanto sulla evoluzione. Batte! Non è vero. Attorno alla barriera. La non butta dentro. Credo. Carla silenzio. Dalla infranto. È uno scherzo. Dalla affranto. Chiama cambio. No, ditemi che è uno scherzo. Il bambino ti fa pure profumino. L'ho visto tutto. Momento triste. Non vorrei ridere in questo momento. Ma noi ci crediamo, perché vi abbiamo abituato a queste rimonte. Stoico. No! Non ci credo, calcio d'angolo. Prendono la palla loro. Loco, ci sta per prendere la palla. Non dobbiamo mollare. C'è ancora tempo comunque per un pareggio. Non fischiare. Non dobbiamo mollare. Non fischiare. Dire. E finisce qua. Niente recupero. E finisce qua. Una zanzata. Un 2-1 senza recupero, una zanzata, una partita meritata che finisce così. Tre cambi di arbitro questa partita. Finisce qua un'esperienza. Siamo palesemente tutti affranti. Non ce lo meritavamo. Che succede? Intanto? Oh! No. E vabbè, su queste scene si chiude il torneo. Finisce qui la nostra avventura con un episodio che sicuramente... Sì, diciamo che c'è un'atmosfera troppo tesa forse stavolta, che non si è visto. Possiamo dirlo, aria tesa? Sì, clima teso. Clima teso. Non si è percepito forse come in altri video in cui c'era più casino, ma da fuori c'era tanto... Forse il toro vuole dirci... Se posso dire solo una cosa, ragazzi, sicuramente ci meritavamo di più, però con tutti questi gol sbagliati... Poi non puoi vincere e poi li paghi. Loro hanno provato a distrarci pure a fine partita. In Italia alla fine ce le siamo andati per i fatti nostri. Ci hanno provocato, però siamo anche stati bravi andati, a non cadere in provocazione. Abbiamo perso una partita meritata. E l'ho sentito, ho detto, ma che vuoi? No, è lui che l'ha cercato. Fede, dai, che sono stato finto. È arrivato a dire con il telefono. Lo so, infatti, appena ho sentito, come sono andato. Certo, sì. Sarà per la prossima, va bene. Progetto va avanti. Peccato. Cioè, manca la concitazione. Sì, quello è vero. Continuiamo a vederla. Abbiamo avuto quattro occasioni buone. Abbiamo avuto quella nitida, una io, una Abe, una Porro e una Giovanni. Ragazzi, io lo so che è nervoso e tanto, perché non voglio essere presuntuoso. Le immagini parlano chiaro. Abbiamo giocato veramente bene. Meritavamo noi di passare, però il calcio è anche questo. Dobbiamo sapere anche accettare il verdetto del campo. Abbiamo fatto un grande torneo, ci siamo qualificati da primi in classifica e siamo usciti in maniera un po' balorda. Però il calcio, i tornei, queste esperienze danno e tolgono. E io oggi mi sento di aver avuto tanto da voi e vi ringrazio veramente di cuore, veramente, ragazzi.